Virgin 2017, il team Sunweb padrone a cronometro. E l'anno d'oro, in tutti i sensi, di Tom Dumoulin. Il corridore olandese, già vincitore della classifica generale del Giro d'Italia del centenario, ha trascinato ieri il team Sunweb alla vittoria nella prova inaugurale dei mondiali di ciclismo su strada di Bergen per quanto riguarda la categoria uomini elite. Sui 42,5 km del percorso norvegese, il cronomano Range ha fatto letteralmente la differenza, conducendo il suo team alla medaglia d'oro. Una squadra di alto livello, composta dagli altri due olandesi Sam Omen e Wico Kelderman, protagonista all'ultima Vuelta, dal tedesco Lennardo Kamm, dal danese Søren Krogh Andersen e dall'australiano Michael Matthews, maglia verde al Tour de France, capaci di tagliare il traguardo in 4.750, per 8 secondi più veloci del team BMC. Matthews, Dumoulin e Omen con la medaglia d'oro. Fonte, team TeamDeWale/Tuttosport.com. La squadra per metà svizzera e per metà americana si è dovuta accontentare della medaglia di bronzo, beffata negli ultimi chilometri. Non è bastato alla BMC il contributo dello specialista australiano Rohan Dennis, degli altrettanti competitivi contro il tempo Stefan Kung, svizzera, e Teyai van Garderen, Stati Uniti, nonché quello dell'azzurro Daniel Loos, dell'altro elvetico Sylvain Dillier, vincitore quest'anno della tappa di Terme Lugiane al Giro d'Italia del centenario, e dell'Aussie Emile Scotteson. Ha invece deluso le attese il team Sky, presentatosi a Bergen come favorito, ma incapace di andare oltre il terzo posto, che è valso la medaglia di bronzo a Michał Kwiatkowski, polacco tra gli uomini da battere nella prova in linea, coadiuvato addirittura da Chris Froome e dai suoi gregari, come l'azzurro Gianni Moscon, il bielorusso Vasil Kirienka, e il duo britannico composto da Geraint Thomas, in difficoltà in salita, e Owain Doull. Medaglia di legno per la Quick Step Floors del lussemburghese Bobby Ungels e del belga Yves Lampaert, a 35 secondi dalla Sunweb, mentre sono risultate più distanziate Laurika Scott degli australiani Luke Durbridge, Alexander Edmondson e Michael Hepburn, e la Movistar del britannico Alex Dosette e dello spagnolo Jonathan Castroviejo. Team Sky a 22. Quick Step Floors a 35. 8. CCC Sprandi Polkovice a 144.